noi chiediamo risposte. Sono 40 giorni che stiamo lottando da quando è stato fatto l'annuncio di questa fittizia operazione societaria. Stiamo lottando per avere risposte, chiediamo solo quello. Ho sentito oggi il ministro Zanonato e mi ha garantito una risposta rapidissima all'interrogazione, il massimo dell'attenzione per questa vicenda che tra l'altro coinvolge altre province, quindi ci siamo anche, cioè abbiamo costituito un piccolo gruppo di lavoro su UniEuro in Parlamento. Conterei nelle prossime ore di poter avere i primi elementi per capire se è possibile evitare l'impatto occupazionale su un territorio come Piacenza, che sicuramente è il territorio che anche rispetto a tutte le altre sedi di UniEuro rischia di essere quello che paga veramente il prezzo più pesante di una fusione che ha molto di sospetto. Grazie.